sono appena scese in campo Olympus e Napoli, che si giocano tre punti fondamentali per il loro percorso in campionato. Arriva il fischio degli arbitri, è partita Olympus-Napoli. Borruto, ottimo pallone per Ercolessi, ottima la lettura difensiva di Marcelinho, che prova a spingere la transizione, finisce a terra, non c'è fallo, occhio che riparte il Napoli con Salas, pallone per Ercolessi, Ducci in uscita, Salas sfida Fortino che gli sfila il pallone, Caio Ainsa, super chance per i Blues ma anche super parata di Caio Ainsa. Ducci va lungo, troppo, anzi no, perché buca Caio Ainsa dopo la super parata, l'errore di Caio Ainsa, e l'Olympus sblocca la partita con il gol di Daniele Ducci, 1-0. Salas che non riesce a ritrovare il pallone, lo recupera in questo momento, sarà lui a battere il corner. Il movimento di De Luca, pallone scodellato per Borruto, bravissimo ancora una volta Ducci, che ha visto il pallone sbucare all'ultimo secondo. Rimessa assegnata all'Olympus con Tressa. Cutrupi ha spazio per andare col sinistro, ci ha provato Christopher Cutrupi, gli era uscita anche abbastanza bene questa conclusione dal mancino. Di Eugenio dentro da Fortino, la lascia lì per Marcelinho, le finte di Marcelinho che torna da Fortino, splendida giocata sull'asse Marcelinho Fortino e Robocop mette in porta il gol del 2-0 dell'Olympus. Gabriel Fortino, il rimorchio di Cutrupi che calcia, conclusione centrale, ancora attento Caio Ainsa. Napoli che riconquista con 1:20 sul cronometro del primo tempo, prova a costruirsi un'altra chance per accorciare le distanze. Perugino è bravo a liberarsi del pallone, è ancora bravo Ducci. Perugino, Saponara, finiscono a terra un po' tutti, alla fine anche Marcelinho, fallo di Perugino, ingenuo, e sarà tiro libero. La rincorsa da parte di Marcelinho che va col sinistro, mette il pallone sotto la traversa, sono tre di vantaggio per l'Olympus con il tiro libero realizzato da Marcelinho. 3-0 Blues al Pala Olgiata. Si può tornare a giocare, inizia il secondo tempo qui al Pala Olgiata di Roma. Caio Ainsa ha già rimesso in moto l'azione del Napoli che con il ciolito Salas prova a servire Colletta, occhio la pressione di Colletta e ancora Ducci. Salas al volo, super gol del ciolito Salas, la semplicità con cui Salas si è coordinato per andare ad impattare questo pallone. Se ne sono andati i primi due minuti del secondo tempo, Di Eugenio per un attimo, Ercolessi prima di lui, Caio Ainsa con calma prova a servire Perugino, l'anticipo di Dimas che diventa un assist per Mauro Canal, 1-2 del Napoli in apertura di secondo tempo, dopo Salas anche Mauro Canal, è 3-2 in un lampo al Pala Olgiata di Roma. Palla persa dal Napoli, rimessa laterale con Dimas che prova ad andare dentro di prima da Marcelinho, bella giocata di Dimas su Duarte, pallone per Marcelinho, arriva la risposta dell'Olympus con la doppietta personale di Marcelinho, è iniziato coi fuochi d'artificio questo secondo tempo al Pala Olgiata di Roma. Cutrupi la lascia lì per Marcelinho, Tressa, Gabriel
prova a salire la pressione del Napoli. Cutrupi, scippato del pallone da Salas, che prova a servirlo a Duarte. Pallone geniale di Salas per Duarte, che con il colpo sotto batte Ducci in uscita. Contro risposta del Napoli con il gol di Giapa Duarte. Calcio d'angolo per Fortino, che anticipa Salas e fa doppietta, allunga sul 5-3 l'Olympus. Dopo la doppietta di Marcelinho, anche quella di Rodolfo Fortino. Pallone per Salas, dentro da Borruto, le finte di Borruto, bravissimo ancora una volta Ducci. Borruto, Duarte, Borruto, Canal per De Luca, che ha colpito il palo da un centimetro. Canal, la gira di prima per De Luca. Salas, Canal a smistare palloni e poi Ducci ancora una volta a dire di no. Borruto, pallone per Salas con l'esterno, la pizzica per Massimo De Luca. Borruto, Canal ha colpito la traversa, altro brivido per l'Olympus. Basta così, dicono le due squadre. Vince ancora l'Olympus, che al palo Olgiata batte 5-3 il Napoli e si conferma sempre più capolista del campionato di Serie A.